Ma dove è finita Giada? Non lo so, un'ora e mezza che sono qui i bambini, voi l'avete vista. Giada! Sicuramente non si è svegliata perché la sveglia non ha suonato. Giada! Giada, vieni fuori da qua. Ciao Johnny! Ah, non sei qua? Ciao! Eccomi! Pensavo fossi qua dietro. Come stai? No, tutto bene. La sveglia non ti è suonata oggi? No, in realtà era per una cosa molto importante. Ah, wow! Sì, però te la faccio vedere tra poco perché prima salutiamo i nostri amici. Giusto. Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Quindi, mi stavi dicendo che... Sei curioso? Un po', un pochino così, sì. Ok, allora... Ho già visto! Chiudi gli occhi. Ma ho già visto! Aspetta, uno per te e uno per un po'. È uscito il nuovo Panini Magazine! Wow, è bellissimo! Sì, sì. Come sempre all'interno possiamo trovare un sacco di poster. Aspetta Giada, non posso far finta di niente. Possiamo trovare Alpha Zephyr Gold dentro questa bustina. Fammela aprire un attimo. Va bene, aprila. Faccio veloce. Vediamola. Wow! No, è troppo bello. È impossibile non averlo nella propria collezione. Sembra fatto davvero oro. Sembra oro vero. Bellissimo, mi piace. Ti è piaciuto questo regalo? Sì, grazie Giada, sei carina. Ma oggi, come mai? Ti stavo dicendo che all'interno possiamo trovare tantissimi poster. Giusto. Un sacco di giochi, di disegni da colorare. Sì. E ci siamo anche noi. Giusto, c'è il nostro Gormiti Show. È vero. E poi... Ah, qua Giada ti sto sfidando, stranamente. E naturalmente quella volta avrò vinto sicuramente. Ma senti Giada, ti va di leggere un fumettino veloce? Sì. Da tanto che non leggiamo un fumetto. Hai ragione. Allora... Dai. Iniziamo. Sì. Siete pronti? Il titolo è Nessuna paura. Siete davvero sicuri che dovremo passare da lì? Certo. Ma proprio sicuri? Te l'ho detto. Il frammento è oltre quella foresta e al di là di quella grotta. E non c'è un'altra strada? No, ci metteremo troppo a cercare un altro percorso. Cosa vuoi che sia se saltassero fuori gli Eclipsion? Daremmo loro una lezione come al solito. Non parlo di quei fessacchiotti. Guarda, laggiù fra quelle frasche, non lo vedi? Quello è un mostro, ne sono sicuro. E non vedi le zanne? Non vedi gli artigli? Quando finiremo a portata di quei dentoni e di quelle unghie, ci divorerà. Non dire sciocchezze, quello non può essere un mostro. E quell'altro allora? Guarda che schiena possente e che braccia, sono muscolosissime. Se tanto mi dà tanto, avrà una bocca gigantesca. Prima ci triturerà, poi ci inghiottirà in un sol boccone. Ma vuoi smettere? Non dovresti ascoltare i racconti di Aaron prima di andare a dormire. Già, poi fai viaggiare troppo la fantasia. Beh, in effetti... E che mi dite di questo ululato terrificante? Qualcosa là dentro c'è. Questo non te lo sei immaginato? In quella grotta ci sarà nascosto un animale feroce. Affamato proprio come me in questo momento. Sarà aspettando solo l'arrivo di 5 saporitissimi bocconcini come noi. Johnny, questa storia mi fa un pochino paura. Sì, in effetti un pochino paura lo fa. Perché altro hai visto quante cose stanno trovando? Leoni, sì. Lupi, mannari. Però ho un'idea. Sì. Io ti sfido. Giada, così devi tremare di paura. No, non tremo di paura, di sicuro fa meno paura della storia. Inizia a tremare di paura, forza, fai vedere come tremi. Non tremo. No. Trema. Johnny, sei pronto per questa sfida? Giada, è ovvio che sono pronto, sono sempre pronto. Io mi sono allenata, quindi questa volta vincerò sicuramente. Ma che allenamento? Io scelgo questo pazzo. Va bene, allora. Sì. Vediamo un po'. Mi piace molto. Il mio fa parte del popolo dei cristalli. E ho trovato, sei pronta? Sì. Hirok! Io invece ho trovato Krios. E
Beh, Giada, un hyperbeast contro un gormita, non so, non lo però so. Però è bellissimo, però andiamo, mi piace un sacco. Andiamo con i numerini. Allora, sulla card io ho il numero 7. Anch'io il numero 7. Ah. Quindi ce la giochiamo adesso. Ok. Allora, ti propongo uno scambio. Tu leggerai il numero del mio e io leggerò il numero del tuo. Ok, mi piace. Dai. Siamo pari. Siamo pari, abbiamo il 2. Tutti quanti abbiamo il numero 2. Battimi in 5. Mi piace come è andata questa sfida, dai, ogni tanto ci vuole. Ogni tanto ci vuole, c'hai ragione. Però adesso, Johnny... E facciamo un'altra così vinco. No, c'è la bacheca gormitica. Ah, giusto. Devo andare a leggere tutto quello che sono scritti i nostri amici. Andiamo, andiamo. È arrivato il momento della bacheca gormitica. Ci sono arrivate due foto. Sì, ma che carini. Allora, abbiamo Emanuele di 6 anni che ci scrive dalla provincia di Salerno e ci manda una foto che fa il segno così di vittoria. Bellissimo, con i suoi super gormiti sul tavolo. Esatto, con i gormiti, col Panini Magazine, col poster. Che sicuramente poi verrà attaccato nella sua cameretta. Eh sì, è bellissimo. C'è anche il Panini Magazine lì sul tappeto, l'hai visto qua? Ah, è vero, aperto. L'avevo visto quello. Grazie Emanuele per questa super foto. Poi ci è arrivata un'altra foto di Giacomo, sì, di 5 anni, e ha schierato tutti i suoi gormiti per una super battaglia. Wow, mamma mia, quanti sono! Sono tantissimi, secondo me ti ha superato. E saranno un 200, 300, anche 1000. Infatti guarda che sguardo fiero, che è tutto contento. Grazie Giacomo, ci piace molto questa foto. E continuate a mandarci foto, disegni, dediche, se volete parlare con noi, ballare con noi, giocare con noi, cosa devono fare? Basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni, sì. È facilissimo. Esatto, potete legare qualsiasi tipo di materiale proprio su quel sito. Sì, e noi lo faremo vedere in puntata. Però Johnny, vorrei salutare anche gli amici un pochino più grandi che ci stanno guardando. Sì, che non sono proprio bambini, sono gente più grande. Sì, noi che sono affezionati fan dei gormiti. Grazie per seguirci. Grazie mille, grazie. Vi mandiamo un bacione a tutti quanti. Grazie di cuore davvero. Niente Giada, finiamo la puntata. Eh sì, ma i nostri amici sanno ormai che cosa devono fare. Sì, dai, devono fare. Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. E iscriversi al canale e mettere tantissimi like e guardarsi il video. È vero, riguardarlo tantissime volte. Va bene, un saluto da Johnny e Giada. Ciao.